Telespettatori di Rete 8, bentrovati ad una nuova puntata di Voce di Popolo, la nuova trasmissione della nostra emittente che dà voce direttamente a voi per sapere cosa ne pensate delle più svariate tematiche che di volta in volta vi proporremo nel corso delle varie puntate di questa trasmissione. Però sapete che vi dico? Che prima di cominciare il nostro sondaggio mi è venuto un po' fame, quindi magari facciamo un attimo uno spuntino e poi ne riparliamo insieme. Buonasera. Scusi, mi dà un pezzo di pizza margherita e una porzione di patatine fritte? Ok, mi dispiace, noi abbiamo solo margherite con bratte del Madagascar e delle locuste fritte. Lei è un po' indietro. Ma mi sta prendendo in giro? No. Abbiamo solo queste cose. Ma scusi, Halloween è passato già da un po', lei mi sta prendendo in giro. No, ma lei è un po' indietro. Cioè, ha visto la tendenza del novel food. Locuste, blatte, insetti. Vabbè, facciamo così. Ce l'ha un caffè normale? Un caffè sì. Allora vada per il caffè. Novel food. Boh. Chissà se siamo indietro solo noi o se i telespettatori magari ne sanno qualcosa in più. Possiamo provare a chiederglielo. Sapete che cos'è l'entomofagia? No, non lo so. Entomofagia. Non saprei, non so, dipende dallo stomaco forse. No, non lo so che cos'è. Signora? Entomofagia. Ah sì, ne avevo sentito parlare. È il consumo alimentare di insetti, piccolo suggerimento. In serio? Buonissimi gli insetti. Li ho mangiati mai? No. Li mangeresti? Li volentieri, sì. Che cosa ti ispira di più? Cavallette e vermi fritti. Saresti disposto a mangiarli? Dipende, per il momento non saprei, bisognerebbe avere una necessità forte per poter mangiare insetti. Cavallette, mosche, ragni e formiche sono solo alcune delle nuove prelibatezze alimentari che dal 1 gennaio del 2018 finiranno, se scelte, nei carrelli della nostra spesa e poi sulle nostre tavole. Sono i novel food entrati di diritto nell'elenco istituito dall'Unione Europea che, con un apposito regolamento, ne approva la produzione e la commercializzazione tra i banchi dei nostri supermercati. La nuova frontiera dell'entomofagia, il consumo alimentare di insetti, allargherà dunque le nostre vedute alimentari, ma probabilmente chiuderà le bocche dei più tradizionalisti e schizzinosi consumatori che, a immaginare farfalle e tarantole fritte nei propri piatti, non ci stanno affatto. Dal 1 gennaio 2018 si potranno mangiare e vendere insetti. Lei che mi dice? Per carità. Beh, io non li comprerò, ho possibilità di scegliere. Sì. Okay. Se ti dico che potrai mangiare una bella pizza fatta con farina di grilli? Beh, non è proprio il massimo, sinceramente. Ma sei disposto ad assaggiarla? No. Mangeremo gli insetti, l'importante è che ci possiamo nutrire, quello è fondamentale. Prendiamola così, con filosofia. Siamo italiani, cioè in Italia dove si mangia meglio in tutto il mondo, a chi lo proponi? A chi la proponi la cavalletta in Italia? No, veramente è un po' lontano dai nostri canoni, probabilmente io non lo farò mai, però è come in fondo che so mangiare un crostaceo. Perché senza parole, signora? Cioè, ci mangiamo gli insetti, già ci mangiamo insomma tante cose, anche gli insetti. Però pare che sia la nuova frontiera alimentare. Bene, praticamente. Ricchi di fibre, proteine, vitamine. Cioè insaccati, cioè come saranno venduti, cioè sfusi. No? Sarà un business anche questo allora. Una bella cena a base di insetti, proprio dall'antipasto al dolce, se la farebbe? Credo proprio di no, a meno che non la nascondano il prodotto dentro, non so, polpette, cose senza dirmelo, magari sì, però non voglio saperlo nemmeno dopo. Assolutamente no. Perché? Perché mi fa ribrezzo. Sì, sì. Non mi ispira per niente. Ultima chance, va bene. Del resto io mangio coscette di rana e anche escargot, forse ci potrei fare un pensiero. Non mi convince la cosa veramente. No, non mi piacciono gli insetti. Ma
pare che sia la nuova frontiera alimentare? Lo so, me ne rendo conto. Forse il problema è non devo vedere la forma, insomma. Non lo so, dubito. Anche in tempi di carestia, magari. No, si proverà, hanno mangiato di tutto nelle epoche, quindi. Sareste disposti a mangiare insetti? No. Per me è follia pura e basta, nient'altro. No, assolutamente no, neanche farine di mantide, di scarafaggio, no, assolutamente, mai. Ma perché? Che fanno un po' senso. Saranno altamente proteiche, ma assolutamente no. Sarebbe disposto a mangiare degli insetti? No. Mai! Perché? Non mangio roba buona, posso mangiare insetti, ma sì, soltanto con il pane vai avanti, con una fetta di pane e pomodoro e basta. Ma lo sai che dal 2018 si potrà mangiare? Mangi, me ne frega a me, mi stingo senza mangiare, fuori. Già li stingo a sentire, senza che mi metti questa avanti, così quando mi stingo a vedere se si mette, ma per piacere. Al Forum Internazionale dell'Agricoltura di Cernobbio, la Coldiretti ha già mostrato come cucinare coleotteri e bruchi, coniugando le ricette della tradizione italiana con i nuovi e insoliti ingredienti. Dalla pasta all'uovo condita con grilli, ai vermi giganti della Thailandia arrostiti, dalle locuste al marzapane alle formiche tostate, dalla zuppa di maggiolini al risotto con le blatte. Secondo un'indagine della Coldiretti, il 54% degli italiani sarebbe però contrario al consumo di insetti, mentre sono indifferenti il 24%, favorevoli il 16% e il 6% si è rifiutato di rispondere. Vedo che suo figlio ha dei popcorn, lo sa che potrà eventualmente anche comprare al posto dei popcorn delle formiche tostate? Ah, glielo chiede a lui allora, non a me. Ma lei da papà? Mai. No, io no. E non sarebbe neanche disposto a comprarle al suo figlio? No, se vuole, quando sarà, se le compra lui. Io li mangerò lontano da me. Formiche tostate, no, ti prego. Barattereste mai una porzione di patatine fritte con delle locuste fritte? No. Perché no? La mangerebbe una tarantola fritta? No. Dipende da che gusto hanno. Però dicono che siano buoni. È buon per loro, per chi li mangia. O chi inizia chi li ha messi in giro questa parola, dopo vediamo. Se aggiunge o meno. Davanti loro che a noi ci viene da ridere. Beh, sì. Mangerebbe mai una bella spaghettata di lombrichi? No. Perché? Perché non mi piacciono e quindi non li mangio. Ma li ha mai assaggiati? No, mai. E quindi come fa a dire che non le piacciono? Non mi piacciono perché non riesco a mangiarli, vederli in quel modo non riesco a... Quindi non le piacciono visivamente? Sì, sì. No. Perché? Perché mi fanno un senso prima che uno lo mangia. Al cinema sareste disposti a sgranocchiare formiche tostate al posto dei popcorn? No, assolutamente. Lei? No. Una pizza a base di farina di grillo, ve la mangereste? Certo. Serata in pizzeria alternativa? Sì. Sono aperto a provare qualsiasi cosa. Sì, scusami che ho un grillo. Se il grillo a cena non va mai mangiato perché ti spunta la zampetta durante la notte. Si ripropone. Si ripropone. Eh sì, perché salta di suo, quindi torna su. Ma li hai mai mangiati? No, non li voglio provare. Perché non li vuoi provare? Non mi ispirano sinceramente. La matriciana no? Meglio gli arrosticini, meglio arrosticini. Nella pausa pranzo uno snack di locuste fritte, una busta di patatine, anziché patatine locuste. Panino col salame, molto meglio. Ma tra una tarantola fritta e una patatina fritta cosa scegliamo? Beh, la tarantola fritta con contorno di patatine fritte, sì. Viva il fritto! Viva il fritto, sì sì. E se qualcuno vi offrisse una cena a lume di candela, menù a base di insetti, magari arriva Brad Pitt e vi invita a cena? Ma guarda, se c'è Brad Pitt uno ci potrebbe anche pensare. Ma anche se ci sta Brad Pitt, assolutamente no. Se ci sta Brad Pitt, cioè no, anche se ci fosse lui, no, assolutamente no. Quindi gli insetti vincono su Brad Pitt, cioè lo battono? Per me avanti del progresso ci sta il regresso, no, assolutamente no. E se la tua beniamina, la tua attrice preferita, il tuo idolo femminile, insomma, ti proponesse una cena a base di candela, a lume di candela, a base di insetti, cosa diresti? Ciao!
fatto sono circa 2000 le specie di insetti che sono considerate commestibili, il 31% di coleotteri, il 18% di bruchi, il 14% di api, vespe e formiche, il 13% di cavallette, locuste e grilli, il 10% di cicale, il 3% di libellule, il 2% di mosche e un 5% di insetti appartenenti ad altri ordini. Si tratta di fatto di un grande serbatoio di proteine democratiche, considerato il prezioso apporto nutritivo, disponibile senza troppa fatica, tanto che l'utilizzo in cucina degli insetti è già fortemente promosso dalla FAO, l'Organizzazione ONU per l'Alimentazione e l'Agricoltura, secondo la quale il consumo di questi animali sarebbe un valido alleato contro la fame nel mondo. Del resto, sono già 2 miliardi le persone nel mondo che li mangiano abitualmente e che assicurano che il loro sapore non sia niente male. Lei lo sa che gli insetti sono commestibili? Gli insetti? Sì, sì, lo so. Io sono una biologa che non lo posso sapere. Ma lei li mangerebbe? Mai. Perché? Perché mi fanno schifo. E voi sareste disposti a mangiare insetti? No, no. Al momento proprio no. No. Ma lo sa che la nuova frontiera alimentare? Sì. È quella del futuro, sì, no. Poi ci abitueremo piano piano. Al momento no. Beh, comunque è diciamo, una scelta anche forse in funzione dello sviluppo sostenibile, che comunque si dice che tra 8 anni il fabbisogno alimentare non potrà essere soddisfatto solamente con la carne e quindi di conseguenza dovremo mangiare anche insetti. Siamo disposti a sacrificarci? Forse non tanto noi, per i nostri figli forse. C'è un pregiudizio secondo lei legato alla vista, che cosa? Al fatto che li vediamo? Il fatto che li vediamo fanno un po' senso. Però ci abitueremo col tempo, però adesso no. Lo sappiamo che sono saporiti. Ma lei non li ha mai mangiati? No, l'hanno solo detto. Pure che inconsapevolmente li abbiamo mangiati. Metterebbe nel suo carrello della spesa una busta di lombrichi, libellule, mosche, bruchi? Non vedo perché. Perché dal 1 gennaio del 2018 si potranno anche commercializzare questi insetti per uso alimentare. Eh sì, probabilmente saranno anche buoni, c'è già gente che li mangia, quindi probabilmente sì, perché no? Quindi sarebbe disposto a farsi una bella cena a base di insetti? Non lo so, probabilmente sì, non lo so, le assaggerò, probabilmente dopo li comprerò pure se mi dovessero piacere. Nel vostro carrello della spesa mettereste una locusta, una busta di lombrichi o qualche altro insetto? No, per il momento no. Perché dal 1 gennaio del 2018 si potrà fare. Lo so, però ancora non prendiamo, l'idea ancora non c'è, insomma, ecco. Finché c'è la farina di grano usiamo quella, non quella di grilli. Sì, sì. Ha deciso mia moglie. Vabbè, a me la fame è rimasta, alla fine di questa giornata di lavoro un aperitivo tradizionale ci sta, anche perché l'ho trovato, quindi ne approfitto. Poi, per le locuste, i lombrichi, le vespe, c'è tempo. Aspetteremo il 1 gennaio del 2018 e poi ne riparleremo. Intanto, buon appetito! Yeah.